lui ha una bellissima collezione di selle da cavallo e devo dire la verità, io che ero completamente ignorante, quando mi portò a vedere questa cosa rimasi senza parole perché non sapevo che si potesse fare la collezione delle selle e quando lui ci raccontò questa storia fu bellissima. E soprattutto le tante storie belle che ci ha raccontato in quella sua tenuta, dove c'era effettivamente ancora la voglia di essere un bambino. Ecco, il complimento che voglio fare a questo signore. Cioè, infatti la chiamo il mio playground. Guarda. Io mi faccio del mio playground. Verissimo. E il vino? Il vino, io fui uno dei primi insieme con Antonio, quindi che secondo noi si trattava di un gran vino, era un filo indietro perché aveva tanta di quella materia che doveva ancora esprimersi. Casualmente a Milano insieme con Helmut, lo faccio assaggiare a Helmut, e poi nasce anche questa amicizia tra lui e Helmut, e poi diventa la grande novità di Merano, e quando l'abbiamo riassaggiato negli ultimi anni è uscito fuori un grandissimo vino. Lui è stato molto carino per dirmi, ecco, quello che si era detto. Lo sai che c'avevi ragione, era un gran vino e noi onestamente quando si chiama quella materia. Ti dicono tutti, adesso fa anche il vino, io non so fare il vino, non so neanche come si faccia, non so neanche perché venga il vino. Ci sono i tecnici bravissimi che tu non si comprano, si comprano, che fanno il vino, del resto sono, siamo tutti gli stessi più o meno. Però ti ricordi quando all'inizio sembrava un po' crudo e poi Piero, ufficiale. Questo signore che a te piaceva. Un piacere. Piacere complimenti. Complimenti. Si chiama Pino Pagano, è un imprenditore a tutti. Bravo. Le altre cose ha coraggioso, un bellissimo albergo, un po' stile Hollywood, a Pestini, con un business di matrimoni che è straordinario. Io l'ho io già fatti tre, quindi meglio che non. No, io non ti voglio come cliente. Ti voglio come cliente, ti voglio, mi piacerebbe averti come ospite per farti vedere le bufale e poi la vigna. Senza moglie, Come puoi capire? No, tanto tu di moglie ne hai questa etichetta, tra l'altro porta bene doppiare gli attributi, eccetera. Esatto. Lì vicino ci sono alcuni migliori produttori nazionali per fare appena. Se vuoi venire una volta. Come mai Gino Dorfles? Perché c'è un'amicizia. C'è un mio amico, lui è mio amico da. Perché lui è un amante di Pestum e del Cilento. Il mio amico Gino. Ah, Gino mi ama. Io gli voglio tanto bene. E dunque Gino lui è nato lo stesso giorno, lo stesso anno di Gino. 10 o 12 aprile. 10. No. 12 o 10. No, 17. Scusami. No, 12 aprile 1910. Internet è già quando è nato il giorno. Ma era comunque adesso come c'è. Infatti avevo convinto mia mamma che ero nato 10 anni dopo. Dice, no, guarda che lì ero nato durante la guerra. No, mamma che scherzo. Ma da fare stamattina? Guarda che devo andare a.